anche se nessuno ne vuole parlare, ultimamente la gente non pensa ad altro. Stanno accadendo cose misteriose in tutta Shibuya. Shibuya. Avvistamenti, attacchi, persone scomparse, paura. Come fa un bambino a essere un bambino in un momento come questo? Ma in tutta onestà, Ryota non è mai stato un bambino come gli altri. In genere non passa le giornate incollato al telefono. Le preoccupazioni di Ryota lo conducono a un misterioso fascicolo pubblicato online. Si intitola La sparizione di Kirigaoka. Ma cazzo di nome, non poteva Giuseppe, Francesco, Lazzaro? Che cazzo? Kirigaoka. L'ho lesa ad alta voce, meglio che può. Dopo aver ricevuto l'ennesima segnalazione della nebbia scura, sono arrivato sul posto e ho scoperto che si era dissolta, lasciando il posto a una pioggia tetra e fitta. Sulla scena abbiamo trovato solo dei vestiti che appartenevano a una donna e a suo figlio, abbandonati come se fossero i gusci di due cicale. È difficile persino da immaginare, una madre e un figlio svaniti, sapere che non era riuscito a proteggere mi fece provare una fitta al petto. Ciao ragazzi, 25, benvenuti! Non avevo mai provato una sensazione peggiore. Con perfetto tempismo iniziò a piovere improvvisamente. Pioggia sempre più fitta e pesante, se non mi preoccupai di aprire l'ombrello. Fu allora che sulla scena del crimine fecero ritorno gli ovvi colpevoli. Un gruppo di mostri aveva i loro ombrelli, come se la pioggia li seguisse ovunque andassero. Ero furioso. In quello stesso momento scatenai l'inferno. Cercarono di proteggersi con i loro ombrelli, ma continuai a colpirli fino a quando non furono conciati per le feste. Ero esausto, ero senza energie. Tutto quello che mi teneva in piedi, vabbè, ho schiacciato troppo, ho deciso di andarmene, bla bla bla. Ciao ragazzi, benvenuti, vitici! Incapace di scrollarsi di dosso via via di essere circolato dai mostri, Ryota trova un documento chiamato La sparizione di Marunouchi sul telefono. È complicato, ma ci capisce qualcosa. Ho ricevuto una soffiata da una donna scomparsa da Marunouchi quando fa il detective da tanto tempo con me. Mio contatto, stando a quanto vi ho raccontato, sarebbe visto la donna quando all'improvviso calò la nebbia. Ricoprì tutta la zona. E un momento dico, ok. Tutti parlavano, la gente, ok. Da allora sono perseguitato, che un tempo avevo chiamato allucinazioni, a quanto pare. Riuscire a vedere spiriti e mostri non è solo stupidaggine nel film fantasy. Devo leggermi tutti e tre. È possibile che i mostri vivano davvero tra di noi? Secondo questi fascicoli non solo posso io, ma è andato di fatto. Mi chiamarono per uno che era sparito nel bagno del suo appartamento. Di solito avrei pensato a una banale fuga, ma dopo aver visto i corvi volare in cerchio sopra l'edificio, ho iniziato a temere. Le macchine della porta d'ingresso confermarono il mio presentimento. La signora che stava facendo vedere la casa non sembrava averle notate. Il suo compagno stava facendo il bagno, ma ci mettono più del solito, decise di andare a controllare. Quando aprì la porta, il compagno era scomparso. Sostanza trasparente sul bordo della vasca. Mette qualcosa, la porta nera. A tutti dobbiamo. C'è soltanto una cosa da fare. Chiederò di aiutarmi. Caro signor investigatore, ma c'è qualcosa da fare o tutti usci? Salve, come sta? Una brutta storia che ho bisogno del suo aiuto.
successo vicino al tombino. Sugli schermi, grafici e tabelloni, mappe magnetiche, in questo modo, uno schermo, tutto in disordine. Sembra disperato, ma potrebbe essere un ragazzino annoiato che ci prende in giro. Beh, sì, questo è vero, Incidente in vicinanza del tombino. Per proteggere Tokyo da solo. E tu cosa pensi? Strizza gli occhi, gira verso lo schermo. La tecnologia è facile, invece di pensare, secondo te. Messo informazioni anomale, dal momento che ho trovato tempo di registrare, quindi non ho troppo da dilungare. Ah, Erika, maturità, per quello giro mentre gli schermi a fare il broncio. C'è un po' di gameplay in questo gioco, è tutto così. No, Dio, ti prego. Mamma mia, che palle sto gioco! Ah, già che così proprio non mi piacciono. Ma Tokyo Wire, ragazzi, lo sarà così, vero? Questo sta solo spiegando la storia. Thank you.
c'è anche lui, bisogna tornare, possiamo lasciare scomparso il bambino, il ragazzo forte ha il diritto di essere, con la nostra missione è ritrovare il suo crucco. Sembra esserci niente fuori posto. Forse si fa qualcosa? Si può fare qualcosa? Traccia fluida, energia psichica. Non ti piace per niente. Dove è venuto amico? Allora ragazzi, questo lo trovate sullo store, è un preludio a Tokyo Wire. Non credevo che era così, sinceramente, proprio... Che cazzo, ho detto cazzo. Signor K, sta bene? Scusa ragazzino, questo fermo per un po'. Ricordi di portare in certi posti, mi piacere lasciare di nuovo da soli, ma dovrai, stai lì buono, ok? Notifica sul computer. Detective, segnalazione, ondata di energia massiccia. Cosa possiamo aspettarci? Io non so, un mucchio di prove, un bordello. Serve corretto, al lavoro ce lo deve fare. Assolutamente hai ragione. Vedi. Anche se l'avevo bruciato. Un male infernale. Non possiamo andare una cosa da solo perché non lo so. Hai ragione. Non eravamo d'accordo con te all'epoca. Protagonisti, stavo provando, bla bla bla. Infastidita, infastidita, infastidita la ragazza. Infastidita. Chi sono? Due facce non facce. Due facce losche. Ultima parola. Wow. Che è sta roba? Sta roba fichissima. Incredibile. Incredibile, fantasmi dappertutto. Energia psichica. Guarda nuovamente intorno, vedi? Uno spettro di roba fluida. Spirito intrappolato, wow. Proprio tu sul tombino? Cercavi solo di essere amichevole? Ah, forse un amico, un bambino amico? Io sono morto. Un mostro. Incredibile. No, no, ti ho trovato un cazzo. Oh,
chi chiamiamo? Servizio clienti. Ragazzino troppo chiuso. L'oscurità lo aumenta, l'aria satura, l'energia spirituale, la Madonna, guarda qui che roba, incredibile, incredibile. Incredibile come ho fatto a fare quel robo. Una merda. Purificazione. Oh, la madoscola. Torna la puzza. Purificato incredibilmente la fogna. Splash splash. Ragazzino, stai bene? Cazzo, mi sono caduto. Rispondimi, rispondimi, ragazzino. Susuco, susuco, cosa? Cazzo! Finalmente risponde. Oh cazzo! È un mostro! Hai capito? Io ho capito un po'. Quindi sono questi i mostri di Tokyo. Porca puttana. Fatevi sotto, bastardi. Elettrico. Stordiente. Incredibile. No, questo oh, ho finito i tre giorni stordi. Ah, vedi? Stordimento. Ah, ho scassato l'ombrello e vai. Ah, incredibile scontro, perché è un branco di mostri incredibile, ma tu sei un grande, l'hai spaccati tutti. Eh sì, eh sì. Boom.
Incredibile. Torre Eiffel. Porca puttana, dice un sacco di parolacce. Ritornato, io ti voglio ammazzare. Uno scontro epico nelle fogne, tutti in fogna. Tutti nelle fogne. No. Posso alzare la mano? Ai! Arriveranno i mostri. Sicuro. Oh, che bello. Rimangio dal tunnel, aspettando. Ha fatto una gestazione, non condividere. D'altra parte, uno stupido, capisco. Vuoi mostrare le tue emozioni? Quindi l'ho cancellata e mi devono esprimere. Incredibile. Sono felice. Guarda, drammatizzato. Ok. Quando capì? Ok. Ovviamente la possibilità, ma la tua assenza, incredibile. Piano di riserva. Mamma mia, quanto parlano! Il suo cane, il migliore amico, grande, grande cagnolone, forse la cosa più bella fino adesso aver visto il cagnolone. Paura, rabbia, imparare. Abbraccia il cane, sconvolge, viso leccato. Grazie mille. Ok, adesso arriva lei. Dicevo che carino questo cane, che bello. Il cane manda via gli spiriti. Adesso gli faccio la multa. Ecco, un bel DDT, documento di trasporto che porta in giro il cane. Che chiamano mi pare. Tac, 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 incredibile, incredibile, raga. Incredibile. E abbiamo finito Ghostwire Tokyo Prelude, Corrupted Case File. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Abbiamo finito questo gioco incredibile. Marco Drums Games Channel, il preludio a Tokyo Wire. Forte, fortissimo. ZenithMax, Bethesda. Sotto Microsoft. Figo. Ed ecco qua, ragazzi, abbiamo finito il gioco. Mi raccomando di seguirmi sul canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e Discord, ma soprattutto, ragazzi, Facebook, Instagram e Twitter sono quelli che uso di più. TikTok faccio dei video simpaticissimi e fichi. Ma la cosa più importante è YouTube e Twitch. Attivate la campanellina, mi piace, commentate, portate gente sul canale. Io vi ringrazio, Marco Drums Games ha fatto uno sforzo incredibile per concludere questo gioco. Tokyo Wire Prologue, mi sembra che si chiamava, sì. E forse ci vedremo con Tokyo Wire al Day One. Non lo so perché ancora non mi convince tantissimo, vi devo dire la verità. Quelle due manine che vanno in giro per la città non è che mi fanno impazzire. Non vorrei fare come l'altro gioco Bethesda, Deathloop, che alla fine della fiera ha fatto un po' veramente fatica ad andare avanti e non l'ho finito perché sono quei giochi un po' particolari. Guarda quanti Miller. Incredibile i Miller. Ma tutta sta gente ha giocato, ha fatto questa cosa per questo coso qui? Sì? Davvero? C'è più gente qui a fare FIFA
Call of Duty, incredibile. Producer, manager, mille migliaia di euro, di dollari, tutta sta gente. Cara, buon cristiano. Cara. Forza. Vediamo se c'è qualche italiano. Danio. La cara, quella lì, sicuramente italiana. Oliver Murillo. Potrebbe essere Technical Management. Incredibile, non finisce più. Dirò di più la lista delle persone che ha fatto il gioco della sicurezza, anche guarda quanta sicurezza. Uiu. Life Service. Michela Willis. C'ho un sonno, raga, e non finisce più. Vabbè, facciamo così, dai, raga, perché sennò qua non ci passa davvero più. Ok, ragazzi, Marco Drums Games vi saluta. Questa live di una mezz'oretta con questo gioco, quindi potete tranquillamente vederlo tutto sul mio canale o lo scaricate che è gratuito. È un preludio a Tokyo Ghost Wire, ok? Il gioco che uscirà tra poco e non so se lo porterò al Day One sul canale. Seguite per sapere se porterò il gioco sul canale al Day One su Facebook, Twitter e Twitch, TikTok, YouTube e Instagram. La maggior parte delle cose verranno dette qui, anche sul canale Telegram e come si chiama quell'altro? Discord, per le notizie, ma assolutamente, assolutamente ragazzi, YouTube con tutti i video salvati e le live di Twitch. Ciao a tutti ragazzi, da Marco Drums Game Channel è tutto, io vi aspetto domani sera GT7, il volante Logitech 923 è pronto, ho dato una bella pulita oggi, quindi torniamo a correre in pista domani sera, mi raccomando ragazzi. Alle 6 di sera, Gran Turismo con Marco Drums Games Channel. Ciao a tutti, amici miei. Vi dici.